Salve, eh, cominciamo questa, eh, questa sessione, eh, la domanda europea e nazionale di informazione e statistiche Green. Eh, è importante che questa sessione eh, inizia anche una serie di sessioni che, eh, che riguardano in generale le questioni eh, ambientali e di sostenibilità ambientale e direi è particolarmente importante Adatto il fatto che partiamo dallo scenario europeo, le questioni ambientali, come sappiamo tutti, sono oggi assolutamente di, eh, di primissimo rilievo, per molti versi di, come dire, di emergenza. Eh, naturalmente noi non parleremo praticamente di tutte le questioni ambientali ma di come esse si misurano eh, di come eh, la statistica ufficiale riesce a produrre statistiche per l'ambiente sempre più eh, cerca di adeguare eh, la produzione di statistiche a quelli che sono i fabbisogni e questi fabbisogni stanno cambiando sta, si stanno stanno aumentando eh, e in particolare eh, il tutto si inquadra naturalmente molto bene nella eh, strategia eh, europea di del, dell'European Green Deal eh, naturalmente le questioni ambientali sono spesso questioni globali e già la dimensione europea è, come dire, è insufficiente tanto più eh, quella eh, nazionale però insomma il, noi siamo dentro a questo grande gioco che è quello dell'European Green Deal il tentativo di rendere l'Europa come dire leader nel campo del, della sostenibilità ambientale ci sono uh, delle politiche molto rilevanti che eh, i nostri ospiti, appunto che sono in gran parte eh, delle istituzioni europee, eh, ci, ci illustreranno. Queste politiche chiamano sempre informazione statistica, informazione statistica che fa da base per capire ciò che c'è da fare, ma informazione statistica che serve per monitorare, per, per capire eh, quali risultati eh, si, stanno, si stanno ottenendo. Eh, questa informazione statistica, credo di poter dire, eh, è oggi ancora insufficiente, è oggi ancora da, da, da rendere migliore, più tempestiva, aumentarne la qualità, aument aumentarne la capacità di... Eh, come dire, di, 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 di l'informazione per tutta la, la, la popolazione, per tutti gli utenti e naturalmente dare strumenti a, a chi deve fare le politiche, a chi deve cercare di disegnare le politiche eh, più, più utili a questa situazione. Quindi in, in questo quadro abbiamo eh, tre... Ehm, eh, tre colleghi europei che ci raccontano diciamo vari aspetti eh, di questo problema e poi un, un collega italiano eh, che viene dall'università che ci fa vedere un'applicazione molto specifica e credo che questo contrasto, per certi versi, sia contrasto o, o diciamo completamento, sia interessante. Quindi partiamo dal, dal, dalle politiche europee, andiamo alle politiche europee della, della statistica eh, campo Eurostat, vediamo eh, che cosa il. il, il scusate, l'Istituto, l'European Environment Agency eh, fa in questo, in questo campo e poi arriviamo appunto a una presentazione che ci dà un'idea di come eh, invece a livello più locale, ma sempre con fenomeni che vedremo non sono solo locali, eh, si può andare a fondo nell'analisi nell dei, dei temi ambientali, eh, senza, diciamo, perdere altro tempo uh, passiamo a, subito alla, alla prima, uh, alla prima uh, relazione che è dell'autoressa Barbara Bar Bascica Lupi della Commissione europea di, di G Environment uh, che svolgerà una relazione sulla uh, domanda europea di, di statistiche um, um, ambientali prego Salve a tutti, eh, vorrei innanzitutto ringraziare l'Istat per aver invitato la Commissione europea, la DG Ambiente, a partecipare a questo webinar nell'ambito della Conferenza nazionale di Statistica. Eh, le statistiche e la contabilità sono strumenti fondamentali per l'attuazione e il monitoraggio eh, delle politiche da parte dei decisori politici europei e nell'attuale contesto politico europeo, quelle ambientali sono sicuramente centrali. E sono, adesso sono lieta quindi di presentarvi quali sono queste, queste politiche europee tramite una presentazione. Um, un attimo. Sì, la, la stiamo vedendo. Dunque, ehm, come, come, è stato, ecco, come è stato già detto, eh, la, prima la prima ambizione della Commissione europea è costruire eh, un'economia eh, neutra in termini di cambiamento climatico e efficiente da un punto di vista delle risorse. Questo garantisce un, un futuro sostenibile per, per, tutti, eh, per tutti quanti. Il... il il Green Deal europeo e le iniziative sottostanti sono una risposta a questa ambizione. Il Green Deal eh, si basa su eh, una serie di politiche, come si vede nello nel, 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 nel slide, eh, alcune politiche settoriali e eh, queste tre politiche ambientali che sono il contributo della, diciamo, delle politiche ambientali fatte dalla DigiAmbiente. Eh, si tratta delle politiche sull'economia sull circolare, eh, sulla protezione della, degli ecosistemi e la biodiversità e eh, sull'ambizione per annullare l'inquinamento e per un ambiente senza prodotti tossici. Diciamo, sono stati... Mi dispiace non riesco ad andare avanti nella presentazione. Ecco, sì, scusi. Eccomi. Ehm, queste politiche sono state adottate dalla commissione negli ultimi eh, negli ultimi due anni. Eh, nel 2020 la Commissione ha adottato un piano d'azione per l'economia circolare, che è, no, è il secondo eh, dopo quello che è stato adottato nel 2015. Il focus è sulla produzione, eh, sulle key value chains e sulla prevenzione dei rifiuti. Tra le 35 azioni del programma d'azione c'è un particolare eh, focus a, a quello che è il monitoraggio, che, eh, che vedremo tra pochi minuti. La strategia sulla biodiversità per il 2030 è stata adottata nel 2020. È una strategia molto ambiziosa con target specifici per, da raggiungere entro il 2030 per raggiungere degli ecosistemi puliti e resilienti. Anche la strategia eh, per la biodiversità include una serie di azioni, più di 100. Una di queste è un sistema di monitoraggio per eh, poter... Eh, Monitorare il progresso nel tempo e in aggiunta un, un centro di conoscenza. E infine, eh, il piano d'azione per Zero Pollution è stato adottato qualche mese fa: mira a eh, diminuire eh, l'inquinamento in termini di aria, acqua e suolo a livelli che non siano dannosi per la salute umana e per eh, gli ecosistemi e che rispettino i limiti del pianeta. Tra le 33 azioni dello Zero Pollution Action Plan, eh, di nuovo ci sta un'azione molto particolare sul monitoring e l'outlook eh, riguardo a questa politica. Eh, vedendo più da vicino eh, questi sistemi di monitoraggio, molto brevemente, questo, il sistema di monitoraggio per l'economia circolare è stato già adottato nel 2018. Eh, ma eh, quindi con, abbiamo, il sistema include 10 indicatori per coprire quattro dimensioni, ma per renderlo più attuale eh, e rispecchiare le priorità del nuovo programma d'azione e anche alcuni commenti ricevuti da, da, da altre istituzioni europee, eh, si è deciso di aggiornarlo. I dati su questo sistema di monitoraggio sono inoltre disponibili eh, attraverso Eurostat. Eh, questo è eh, in, in una nutshell eh, quello che pensiamo di migliorare nell'attuale sistema di, di monitoraggio. Eh, vogliamo aggiungere due indicatori e aggiungere una dimensione sulla global sustainability e la resilienza, perché sappiamo che diventare più, eh, diventando l'economia circolare, eh, aumentiamo la contribuiamo alla sostenibilità globale e ma anche a aumentare la resilienza dell'economia europea eh, il biodiversity dashboard eh, include una, un impegno a uh, includere gli indicatori che vengono usati sia a livello europeo che a livello internazionale ricordiamoci che in in questi mesi ci sono lavori in corso per quanto riguarda la Convenzione sulla biodiversità, nella quale ci, sa, ci sarà anche un sistema di monitoraggio a livello globale per monitorare quello che è l'andamento della biodiversità globale. Come annunciato, questi, questo, questi indicatori verranno presentati in un catalogo del, Key, del Knowledge Center sulla biodiversità e un dashboard eh, in fase di costruzione con un primo prototipo che eh, vedrà la luce tra, tra qualche settimana a dicembre. Lo Zero Pollution Action Plan anche prevede un monitoring e outlook, eh, outlook perché si vuole cercare di andare al di là eh, del, del, del semplice monitoraggio di quelle che sono le tendenze passate per vedere anche eh, quali sono le, eh, le tendenze future eh, riguardo a all'inquinamento in termini di acqua, aria e suolo. Il sistema di monitoraggio prevede anche un rapporto per, diciamo, periodico per fare il punto della situazione e vedere se le misure adottate a livello politico hanno dato i risultati prefissati. Vorrei, vorrei, vorrei anche di nuovo sottolineare il fatto che eh, questi sistemi di monitoraggio eh, saranno degli strumenti fondamentali anche per misurare il progresso verso quelli che sono gli obiettivi proposti nell'ambito di ogni strategia. Questo è un aspetto fondamentale perché eh, ci permette di vedere se stiamo raggiungendo gli obiettivi oppure se è necessario apportare delle modifiche. Eh, infine, eh, un'altra proposta eh, politica che è diciamo, una sorta di ombrello di quello che sono le politiche ambientali e del clima è eh, il, piano, il programma eh, d'azione per l'ambiente 2030. La Commissione europea ha adottato una proposta eh, a ottobre del, del 2020 che è attualmente in fase di trialog, di discussione con le altre istituzioni europee, Parlamento e Consiglio. Il, il set, questo ottavo programma d'azione eh, è valido in, fino al 2030, quindi in questo eh, coincide eh, pienamente con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed ha una visione de, per il 2050 di vivere bene. Eh, entro i limiti del pianeta e in un'economia rigenerativa che dà più di quello che prende. Questi, eh, questo programma eh, garantirà, tramite una governance e una eh, condivisione di questi obiettivi di tutti gli stakeholders, permetterà di eh, raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali. Questo è un aspetto molto importante perché eh, a livello europeo eh, si fanno queste strategie, ma la cosa ancora più importante, altrettanto importante, è attuarle a livello di Stato membro, a livello di regioni e a livello di città. Ed è per quello che eh, diciamo questa, questa, questa formula di inclusività è, è fondamentale. Nell'ambito dell'ottavo dell programma d'azione, un altro aspetto fondamentale è anche il monitoraggio, di nuovo, eh, questo, questa parola eh, la ritroviamo qua. Eh, per eh, questo sistema di monitoraggio permette di eh, stabilire se eh, si sta effettuando un progresso a livello di stati membri e di Unione Europea. Ora questo sistema di monitoraggio dell'ottavo programma d'azione non è comunque eh, qualcosa che si aggiunge al al a quelli che sono i sistemi di monitoraggio per le diverse politiche, ma è qualcosa che è praticamente il top della piramide, nel senso che alcuni indicatori usati dalle, nelle diverse strategie verranno ripresi dall'ottavo programma d'azione. Quindi in una struttura, diciamo, eh, che, ha, che è logica e coerente. Eh, quello che eh, è stato fatto finora, eh, diciamo, quindi abbiamo. Abbiamo proposto di avere anche una, una, una valutazione regolare, eh, ci sarà un ruolo importante anche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, e ehm, ci sanno in più durante questi, questa fase di negoziazione con Parlamento e Consiglio, ci sono state delle proposte del, del Parlamento che vanno un po' al di là di quello che è puramente l'ottavo programma d'azione, come ad esempio proporre un set di indicatori b gdp che però sappiamo che va al di là di quella che è puramente il, le responsabilità dell'Otro programma d'azione che ha un focus soprattutto sull'ambiente. Eh, ma come, come, come pensiamo di costruirlo? Eh, di nuovo si vorrebbe dare una, un accento importante a, a indicatori di impatto tenendo conto dei, dei vari obiettivi per il clima. E per l'ambiente, e eh, un altro aspetto importante è eh, usare indicatori per i quali ci sono dati disponibili non solo a livello europeo e di stato membro, ma anche a livello regionale e locale, proprio per eh, garantire che la transizione verde sia inclusiva, che non lasci nessuno indietro, questo leave no one behind, e, e che non ci siano hotspot nell'Europa eh, che eh, non. Che non sono visibili attraverso uh, dati a livello nazionale, questa è uno, una breve lista di quelli che sono per ora i, i draft headline indicators, solo quindi sono, i, sono gli indicatori principali del, di questo programma d'azione. Eh, non mi dilungherò per ragioni di tempo. Eh, volevo solo uh, brevemente. Eh, spiegare che alcuni di questi indicatori sono già usati nell'ambito degli indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibili da parte del, di Eurostat, altri invece sono eh, più, vanno al di là e sono usati in altri sistemi di monitoraggio. Questo è brevemente una, il timeline della, di questa fase di. Di questo sistema di monitoraggio vorrei sottolineare il fatto che è un processo inclusivo, in quale, nel quale eh, i stati membri hanno avuto e hanno ancora un ruolo importante, perché permettono, è un processo di nuovo eh, non, non è qualcosa che viene fatto da parte della Commissione, ma viene fatto in cooperazione e consultazione con gli stati membri e con gli stakeholders come si vede nella, nello slide, abbiamo avuto due riunioni e ovviamente eh, la scelta degli indicatori dovrà anche in qualche modo adattarsi a quello che è il testo finale dell'ottavo programma d'azione. Eh, e ora, in, uh, molto brevemente, eh, da quello che eh, vi ho illustrato finora, appare chiaro che eh, le statistiche per l'European Green Deal sono necessarie innanzitutto per monitorare il progresso eh, complessivo del Green Deal, eh, ma anche per monitorare quelli che sono gli obiettivi delle varie strategie che sono sottostanti. Il principio d'uno tarm è anche un qualcosa che vogliamo eh, sempre più verificare e questo si può fare attraverso dati settoriali. Eh, che combinano eh, politiche, eh, dati economici e dati ambientali, ad esempio attraverso dati sulla contabilità verde o dati diciamo, ambientali che sono comunque disaggregati da rispetto ai vari settori di attività economica. Eh, nelle statistiche è importante avere una dimensione sociale e regionale, eh, quindi, per, per assicurarsi che non, che non lasciamo nessuno indietro. E eh, non ultimo, eh, è importante anche che eh, statistiche sempre più di qualità eh, siano di sostegno a quello che sono le prospettive finanziarie multiannuali. In particolare per quanto riguarda l'ambiente è importante sottolineare che eh, nelle nuove prospettive finanziarie eh, è stata adottata una nuova eh, risorsa. Che si fonda che è legata alla, alle statistiche sulla pla alla plastica, che è praticamente eh, una proporzione di quello che è il, la percentuale di eh, imballaggi di plastica, di rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati. Quindi eh, capite bene che. Eh, la, la, la qualità di queste statistiche adesso è più che mai importante perché è, è in funzione di quelle che poi gli stati membri eh, contribuiscono al bilancio comunitario. E infine, eh, quest'ultimo slide eh, mira a eh, sottolineare qual è il ruolo delle statistiche europee per il Green Deal. Ovviamente eh, avere statistiche europee di alta qualità è fondamentale per tutta questa serie di motivi che, legati alle politiche ambientali. Occorre eh, agire in due, su due filoni. Uno è eh, aumentare la qualità delle statistiche esistenti in termini, ad esempio, di tempestività, di comparabilità, di eh, granularità. E questo vale sia per le statistiche obbligatorie che quelle volontarie. Poi ci sono delle aree in cui occorre eh, aggiungere una conoscenza come, quel, come eh, il Natural Capital Accounting, eh, per la quale è in fase di negoziazione con gli stati membri una proposta di eh, emendamento del del, dell'attuale regolamento di contabilità ambientale. Occorre sempre di più capire i legami tra ambiente e, so e aspetti sociali. Per misurare le disuguaglianze ambientali, ad esempio, in termini di esposizione alle pressioni, e, eh, come già detto, anche capire meglio quali sono i legami tra statistiche settoriali, ambientali, sociali ed economiche. Infine, ma non meno importante, è eh, una, una, una cooperazione. Eh, tra il sistema statistico europeo e altre fonti dati, per esempio Copernicus, Citizen Science Modeling, le agenzie, eh, per poter avere più dati disponibili di alta qualità e eh, diminuire ovviamente il, il carico amministrativo agli, agli, agli uffici statistici nazionali, che non sono nel panorama globale dei, delle fonti dei dati, quelli che sono in prima fila per quanto riguarda i dati e la contabilità ambientale. E con questo finisco il mio intervento. Uh, troverete sul, sull'ultimo slide il legame al, al Green Deal e all'ottavo programma d'azione. Vi ringrazio molto della vostra attenzione e do la, di nuovo la parola al nostro Gianpaolo Oneto. Grazie. Grazie molto, grazie moltissimo alla dottoressa Macicalupi, eh, eh, abbiamo più o meno consumato il tempo e quindi al momento eh, andiamo avanti. Una cosa che voglio eh, rimarcare è che eh, sicuramente questo quadro è stato molto interessante e molto ampio. Eh, chi, poi, chi assiste all'insieme della, eh, della conferenza troverà tanti di questi, ste, eh, di questi temi, in particolare eh, ne, nelle varie sessioni che riguardano eh, appunto ambiente e, e sostenibilità, li troverà poi in tante altre relazioni, in, in tanti altri modi sia nazionali che, che europei. Adesso passiamo alla seconda relazione di, di Eurostat. Arturo della Fuente di Eurostat ci fa un quadro su le statistiche per l'European Green Deal e in particolare sull'action plan sulle statistiche appunto ambientali che, che, che sta partendo. Prego. Grazie tante di questa presentazione, di questa introduzione. Sono molto contento di essere qui oggi. Sono spagnolo ma parlerò italiano, farò il meglio. E ringrazio l'Istat per l'opportunità di presentare il nostro lavoro qui oggi. E... E parlerò un pochino di un'introduzione del European Green Deal, ma soprattutto parlerò del piano di azione per le statistiche del, del European Green Deal che eh, è stato accordato. e Adesso abbiamo tutto il lavoro davanti a noi per, per farlo. Dunque, comincio con eh, il mio intervento. Eh, cerco di compartire il mio schermo. E, e comincio e vado avanti. Sì, sì. Allora, il mio intervento avrà eh, tre parti, eh, la prima sarà, ma la prima sarà molto veloce perché più o meno è stato già tutto detto dalla dal, dal presentazione precedente. Eh, vorrei sottolineare sul European Green Deal che è una priorità chiave della nuova Commissione, della Commissione in corso. Eh, L'ambiente non è stato mai così importante, diciamo, a livello politico in Europa, direi, e c'è una responsabilità anche per gli statistici di fornire i dati eh, che, sono, che servono per... Eh, per queste politiche um, il deal eh, il green deal è stato già presentato prima eh, vorrei soltanto qui eh, fare il punto su un aspetto in particolare è questo approccio olistico e il fatto che eh, abbiamo statistiche sull'agricoltura sull'energia, sull'ambiente eccetera ma adesso si richiede piuttosto parlare di ambizione climatica o cambio climatico eh, di questo concetto nuovo del eh, farm to fork o della fattoria al, al tavolo Dell'economia circolare, della finanza sostenibile, per, dunque, non si parla, per esempio, per l'economia circolare, non si parla più di rifiuti o di produzione o di commercio, ma si parla di eh, circolarità e sono concetti nuovi che richiedono agli, agli statistici specialisti di un certo campo di lavorare con i colleghi per trovare eh, soluzioni comuni e un linguaggio comune anche. Eh, dunque, cosa si aspetta da noi come statistici? Eh, la collega Bacigalupi lo ha detto prima, eh, assicurare alta qualità delle statistiche, eh, migliorare le statistiche che, che esistono con la tempestività, comparabilità, granularità e anche sviluppare prodotti nuovi eh, lì dove servono e eh, dove c'è una priorità e sviluppare interlinkages. Dunque più o meno sono sulla stessa linea eh, del, della presentazione precedente. Eh, e vorrei anche indicare qualcosa che la collega Cacicalupia ha detto, è il fatto che gli statistici, gli statistici non sono gli unici che forniscono dati per queste politiche, ci sono anche altre, altri fornitori di dati, in particolare ricercatori, per esempio, con i loro modelli eh, che possono fare meglio degli statistici in certi campi, e anche altre fonti amministrative, per esempio, che si usano perché gli stati membri eh, rapportino alla Commissione sullo stato dell'ambiente in Europa. Dunque c'è un'opportunità di lavorare insieme, anche di imparare dagli altri, di eh, imparare innovare, trovare nuovi modi di eh, fare statistiche e eh, nuovi modi di collaborare con altri colleghi. Dunque adesso vorrei parlare più eh, concretamente su, sull'argomento del mio intervento e questo pian d'azione sulle statistiche del Green Deal. Eh, un anno fa eh, Eurostat è stato domandato di fare un piano d'azione. Su questo argomento, e, e questo open d'azione coordina eh, statistiche che esistono al presente eh, che hanno un rapporto con l'European Green Deal e eh, così aiutare eh, a eh, stabilire priorità. E, è anche un'opportunità eh, per una riflessione strategica su come anticipare eh, e stabilire priorità eh, sui bisogni degli utenti, come coordinare eh, Eurostat con gli uffici eh, di statistica nazionali come l'Istat, come coordinare tra di noi eh, con altri fornitori di informazione e come innovare, come trovare nuovi eh, modi di eh, mettere insieme statistiche con tecnologie come immagini satellitari o il big data, eccetera. Dunque, questo piano d'azione è stato sviluppato da Eurostat eh, in cooperazione con i eh, rappresentanti degli istituti nazionali di statistica eh, durante le, gli ultimi 12 mesi ed è stato approvato il 29 ottobre dal Comitato del Sistema Statistico Europeo, il 29 ottobre ed è pubblicato nel sito internet in questo link che lascerò qui eh, in, questo, in questo slide. Eh, il piano d'azione eh, comprende 29 attività eh, divise praticamente in tre gruppi. C'è un due terzi delle attività. Eh, Girano intorno all'ambiente, naturalmente, o a cambio climatico, energia, trasporto e anche statistiche eh, geolocalized, so, geotagged, statistiche locali. E, dopo c'è intorno a un, a un sesto delle attività, eh, girano intorno alle statistiche dell'agricoltura. E finalmente un ultimo sesto delle attività eh, sono su statistiche delle aziende oppure statistiche sociali. Dunque qui si vede un po' il. Eh, le, il tipo de, I tipi di statistica che sono più eh, eh, al centro di questo progetto, ma eh, comprende anche attività sulle statistiche delle aziende e altre statistiche. Dunque, qui vorrei presentare visualmente un po' eh, le statistiche, eh, le, le, le attività di questo piano di azione, ci sono 29. Eh, ma prima di presentarli, nel, nello slide vorrei eh, far vedere che ci sono come tre livelli: eh, c'è un primo livello di. Eh, azioni che girano intorno a strategie o revisioni o legislazione europea che crea un obbligo negli Stati membri di produrre un certo tipo di statistiche. E queste attività generano un altro flusso di, di, di attività che viene sotto, che sarebbe la cappa del medio, che sarebbe strettamente la produzione di statistiche. E finalmente in basso c'è un altro tipo di attività, un gruppo di attività che girano intorno alla comunicazione e alla pubblicazione di risultati. Dunque, questo crea un legame tra le diverse attività che vanno, che vanno da su a giù. E adesso vi mostro le 29 eh, attività che sono compresse nel piano di azione. Non le presenterò tutte, eh, do un attimo di tempo all'audienza per, eh, per ritrovarsi in questo, in questo elenco di attività. Si sono in gruppi secondo il tipo di eh, azione, se girano intorno a materiali o l'energia o all'economia o al trasporto o al social o all'agricoltura ed ecosistemi. E ci sono anche un gruppo di azioni eh, che sono cross-cutting, trasversali, che affettano un po' a diverse azioni. Le azioni in, con forma di quadro sono regolamenti o iniziative legali. E le altre, rotonde, certo. sono iniziative che non hanno una base legale. Eh, e ci sono eh, rapporti tra di loro, tra le, le diverse iniziative. Per esempio, su a sinistra abbiamo... Amendment of Regulation Energy Statistics, eh, un, una revisione del regolamento di de, statistica dell'energia che alla sua volta eh, ha influenza, per esempio, nell'attività numero 20 che si trova nel centro del quadro sulle energy subsidies eh, e alla sua volta eh, eh, ha degli effetti su Visualization Sankey diagrams in basso il punto 3 che sulla comunicazione di eh, statistica dell'energia, per esempio, e anche dell'economia circolare. Dunque ci sono eh, diversi, eh, rapporti a, a diversi livelli tra le diverse attività, eh, è un piano ambizioso, eh, anche troppo per alcuni paesi, è stato un po' eh, eh, esigente trovare un consenso tra i paesi perché per alcuni era troppo ambizioso e per altri era poco ambizioso e eh, eh, abbiamo, eh, abbiamo fatto il meglio per trovare il punto di equilibrio che fosse un po' eh, alla misura di tutti. Adesso vorrei finalmente eh, parlare di tre esempi di attività, tre delle 29 attività che erano prima, muy, molto rapidamente. Eh, la prima sarebbe una revisione delle statistiche di cambio climatico che, che pubblica il Sistema Statistico Europeo. Eurostat è una pagina eh, web eh, fatta apposta che si vede a destra, che spiega un po' diversi indicatori, ehm, che, mettono, che mettono insieme informazioni da eh, eh, emissioni di aria. Eh, eh, energia, trasporto, agricoltura, uso del, del, del land, eccetera. Eh, dunque, si voleva fare un, uno studio, una revisione di eh, come possiamo migliorare queste statistiche, cosa si può fare di meglio, dove ci sono gaps di informazione, come si può comunicare meglio, eccetera. Eh, questo è un esercizio che ha cominciato a ottobre dell'anno scorso, lo abbiamo praticamente finito ora, eh, siamo in corso di pubblicare il rapporto finale. E eh, dopo si comincerà eh, a, a vedere come migliorare queste statistiche di cambio climatico che esistono già, ma che sicuramente possiamo far di meglio per comunicarle. E una delle conclusioni chiave che abbiamo scoperto finora è che tante delle richieste degli utenti su queste statistiche eh, esistono già, cioè sono, sono statistiche che non sono sufficientemente conosciute. Eh, una seconda attività, che parlo molto velocemente, è su Conti dell'Ambiente. Abbiamo sei conti dell'ambiente in Europa, europei. Vogliamo crearne altre tre. Eh, la collega Bacigalupi prima ha parlato dei conti degli ecosistemi. Eh, sarebbe una di nuova, uno di questi nuovi conti. Eh, un altro sarebbe su conti delle foreste e un, e un terzo su conti eh, dei subsidies. Mm, ma è lavoro diciamo, a mezzo-lungo termine perché sarebbe per cominciare nel 2025, ancora si sta negoziando eh, come saranno questi conti, esattamente le specificazioni tecniche. Eh, più a corto termine, entro aprile dell'anno prossimo, eh, farem faremo un piccolo eh, aggiornamento dei sei, o dei sei conti europei che abbiamo eh, al riguardo di, eh, di variabili, classificazioni eh, e soprattutto eh, migliorare la tempestività di questi conti eh, che esistono già. Finalmente dire una parola su un altro campo eh, che è un po' diverso e che eh, eh, ci eh, porta più vicini a altri fornitori diversi degli istituti di statistica. Eh, Eurostat questo anno ha offerto contributi agli istituti di statistica e a altri fornitori di informazione nazionale eh, per eh, investigare eh, la possibilità di mettere insieme informazione, in particolare su eh, veicoli elettrici anche eh, con, a, a livello mh, locale o regionale mettere insieme un banco dati sul eh, numero di veicoli elettrici o veicoli ibridi e anche altri eh, tipi di, di eh, veicoli nuovi con nuova tecnologia, eh, a, a idrogeno per esempio, eh, anche informazioni sull'energia che usano questi veicoli, sui punti di ricarica e anche eh, informazione eh, relazionata tipo. Eh, aiuti finanziari eh, ai, ai consumatori. Un secondo campo dove si può elaborare a livello di informazione eh, molto locale è sulla efficienza energetica dei edifici. Eh, qui a destra si vede un'immagine di quello che si cerca, si cerca a creare questo tipo di mappe e questo tipo di informazione eh, per tutta l'Europa. Ci sono già mappe open source eh, con questo tipo di informazione, ma non abbiamo tutta Europa insieme o tutta l'Unione Europea insieme in un solo dataset. Dunque eh, vogliamo lavorare in questo campo e per farlo eh, abbiamo offerto eh, contributi agli Stati membri quest'anno. L'offerta diciamo, per contributi del 2021 è già chiusa. Abbiamo ricevuto sei domande di diversi Stati membri eh, per veicoli elettrici e tre per gli edifici. Eh, I progetti che eh, si finanziano così cominceranno nel 2022, ma eh, anche nel 2022 a primavera sicuramente pensiamo di eh, avviare un altro eh, annuncio di altri contributi sui campi simili, se non identici. Dunque ci sarà una nuova opportunità anche per l'Italia di eh, eh, far domanda per questi tipi di contributi eh, l'anno prossimo a primavera o all'inizio dell'estate. Con questo arrivo alla fine del mio intervento. Grazie tante dell'attenzione e eh, rimango a disposizione per il resto del, della sessione. Grazie. Eh, grazie, grazie molte. Grazie de, di questo quadro e anche della della brevità, visto che rimane un attimo di tempo, così rispetto al tempo diciamo dedicato provo io a, a fare un, un, una piccola domanda. Eh, mi viene in mente vent'anni fa quando è partito il la L'Unione monetaria, oramai un po' più di vent'anni fa ci fu un grande action plan eh, su statistica requirement per l'Unione per monetaria, con investimenti massicci sulle statistiche economiche che servivano per questa, eh, per questa nuova impresa. Eh, per certi versi mi viene a dire che oggi, soprattutto alla luce del cambiamento climatico, l'urgenza, l'allarme è ancora più forte di allora e forse. Come dire, eh, ci può essere un po' l'impressione che non stiamo facendo investimenti altrettanto massicci e, come dire, che, e che cerchino di superare molto velocemente i gap, i gap di tempestività, i gap di informazione. Eh, capisco assolutamente che la posizione di Eurostat è che si è in questo momento raggiunto come dire, il compromesso eh, ragionevole. Mi chiedo se insomma se ci sia un po' l'impressione che gli investimenti debbono, debbono aumentare. Così, volevo eh, un piccolo commento su questo. Io direi eh. di sì, io sono d'accordo, dovrebbero aumentare gli investimenti e speriamo bene, io non sono in grado di, di offrire eh, investimenti ma penso, dovrebbero venire, penso che eh, i, i, le autorità hanno capito che serve questo tipo di informazione sempre di più Dunque sono eh, ottimista che gli investimenti e eh, le risorse eh, arriveranno. Eh, al mio livello quello che si può offrire è sempre più eh, coordinazione, sempre più eh, eh, offerta di utili eh, agli statistici degli stati membri, di utili per eh, produrre nuove statistiche, di imparare di quelli, di quelli paesi che sanno di più o che sono più avanti. Anche a livello di standard internazionale siamo molto più avanti di... Dieci anni fa o vent'anni fa eh, abbiamo fatto grandi passi avanti su, per esempio, i conti dell'ambiente, ci sono standard internazionali che aiutano molto in modo che eh, eh, i paesi che sono più indietro sono in grado di rattrappare eh, a quelli più avanzati e così eh, impariamo tutti e miglioriamo tutti. Dunque, secondo me siamo sulla buona strada, ma bisognerà eh, continuare, mettercela tutta. Benissimo, uh, grazie molte, grazie molte. E ripeto che appunto, alcuni di questi temi saranno poi ripresi nelle sessioni successive, per esempio, per esempio sui conti ambientali ci sono de, insomma, de, degli approfondimenti specifici e cioè non solo su quelli. Insomma, uh. Chi assiste alla conferenza potrà trovare tanti altri approfondimenti in, questi, in questo senso. Grazie ancora. Passiamo allora alla dottoressa Pignatelli dell'Agenzia della, dell europea per l'ambiente e adesso vediamo dal lato dell'Agenzia, insomma sempre eh, con un focus anche ma non solo sull'informazione statistica, qual è eh, il quadro. Prego. Salve a tutti, io vorrei offrire una prospettiva se dal lato delle, delle statistiche non ufficiali, cioè la nostra agenzia fornisce informazione ambientale ma non appartiene al sistema statistico europeo. E quindi brevemente vi vorrei descrivere i nostri indicatori, il contesto in cui sono stati sviluppati, descrivermi i più recenti sviluppi e i prossimi sviluppi che prevediamo di attuare nei prossimi mesi e anni. Iniziando quindi dal contesto, dalla panoramica dei nostri indicatori, eh, diciamo che l'Agenzia europea opera insieme a un network, una rete informativa europea di, eh, per l'osservazione e l'informazione ambientale che è composta da 38 nazioni, cioè i paesi dell'UE, altri paesi che fanno parte dell'Agenzia dell e i paesi che, del, dei Balcani. Quindi da 38 paesi, quindi centinaia di istituzioni. Ambientali che forniscono dati e informazioni all'agenzia e che vengono elaborate insieme. Il nostro mandato è quello di fornire un'informazione affidabile e indipendente su ambiente e clima. Utilizzam utilizziamo delle strutture molto mh, moderne di reporting, abbiamo appena iniziato a usare il meccanismo ReportNet 3 e tutto questo ci consente di eh, scambiare informazioni e poterle elaborare, poter fare previsioni e valutare potenzialità e risposte dal mondo politico. Una significativa parte di questa azione viene, dell'azione delle A, si rivolge alla produzione di in indicatori ambientali, al loro uso per eh, supportare i processi politici e alla disseminazione al pubblico e, e ai ricercatori. Usiamo gli indicatori perché ovviamente in, in, in formato compatto riescono a trasferire informazioni complesse, ma a differenza degli uffici statistici, eh, l'agenzia produce indicatori solo per rispondere a domanda politica, cioè non abbiamo obblighi diciamo, di informazione generali, ma creiamo gli indicatori laddove servono, è molto finalizzata la produzione di indicatori. Quindi al momento ne abbiamo 72 che coprono 12 tematiche ambientali, sono organizzati in 11 sets, sono ovviamente disponibili sul sito dell'EA ma anche sul sito di Eurostat all'interno di un catalogo di indicatori ambientali che Eurostat mantiene e che mira a fornire agli utenti informazioni su tutti gli indicatori ambientali da chiunque siano stati prodotti ma che riguardino l'Europa. Il nostro modo di arrivare alla conoscenza ambientale ovviamente è di partire dal, dal monitoraggio dei dati. Abbiamo, gran parte di attività viene svolta sul, nel settore di Copernicus. Dai, dal monitoraggio si arriva ai dati, dai dati agli indicatori usati per esempio per monitorare la, gli, gli obiettivi di sviluppo. De, mh, sostenibile a livello europeo o i programmi di azione ambientale. Su questa base produciamo valutazioni sia tematiche sia valutazioni integrate e la più importante e la più conosciuta è la Relazione sullo Stato dell'ambiente che viene pubblicata ogni cinque anni e che è una, forte, eh, è una forte fonte di ispirazione e di supporto alle politiche europee. E poi da qui si arriva alla conoscenza e possibilmente, auspicabilmente all'azione ambientale. E questa è una breve panoramica degli indicatori che abbiamo adesso. Come abbiamo detto, coprono diversi temi ambientali, ma sono focalizzati soprattutto su climate change. Tra adattamento e, e mitigazione sono più di un quarto dei nostri indicatori. Poi ai temi dell'acqua, dell'ambiente marino e della biodiversità. La copertura geografica è eh, per oltre tre quarti l'Unione Europea completa e per oltre un terzo tutti i 38 paesi che abbiamo detto fanno parte del meccanismo della rete IONET. Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento di questi indicatori, oltre la metà viene aggiornata ogni anno, un altro 15% ogni due anni, e una parte di questi indicatori richied non richiede un aggiornamento così frequente perché riguarda temi relativi agli ecosistemi che non si modificano con tale frequenza. E dal punto di vista dell'interpretazione di questi indicatori, eh, esistono due principali categorie per navigare all'interno di queste informazioni. Una è fare riferimento alle fasi politiche, alle fasi del processo politico che gli indicatori mirano a supportare. Un'altra fa invece riferimento al rapporto tra l'ambiente, la dimensione ambientale e la dimensione socio-economica e le interazioni tra diversi contesti. Quindi nel primo tipo... Abbiamo una tipologia di indicatori per cui a seconda della fase che, del processo politico abbiamo indicatori descrittivi che rispondono alla domanda di cosa sta accadendo, indicatori di performance che rispondono a, a, alla domanda se stiamo raggiungendo o no i target stabiliti, indicatori di efficienza che ci dicono se la situazione sta migliorando o no, di efficacia. Per, valutare se le misure politiche funzionano o meno e indicatori di benessere totale, cioè se in generale ci troviamo in una situazione migliore della precedente o no. Dall'altra parte il framework DPSIR, cioè determinanti, pressione, stato, impatto e risposta, è uno schema invece analitico che, è, come ho detto, guarda le relazioni tra diversi ambiti sociale, economico e ambientale ed è coerente con eh, il framework per lo sviluppo delle statistiche ambientali sviluppato dalle Nazioni Unite, l'ufficio un statistico, e anche con la uh, concettualizzazione originaria fatta dall'Ocse proprio su questo tema. Quindi in, considerando le no, distribuzioni dei nostri indicatori per queste due dimensioni, quella politica e quella dell'interazione con gli altri settori, eh, vediamo chiaramente che una distribuzione, quella per tipologia, è sbilanciata, cioè di fatto la grande maggioranza dei nostri indicatori sono di tipo descrittivo. E non abbiamo ancora sviluppato, per esempio, indicatori che misurino il benessere totale. Invece, l'altra distribuzione, secondo lo schema di PSIR, risulta essere più bilanciata perché circa un terzo, un terzo degli indicatori misura lo, la pressione sull'ambiente, circa un terzo lo stato, e le altre, un altro terzo comprende le altre tre, gli altri tre gruppi di indicatori. E' anche chiaro, guardando le gli indicatori da questi punti di vista, eh, risultano chiare le aree su cui è, sarebbe più necessario investire, quindi sicuramente gli indicatori di, di welfare, anche quelli di performance e di efficienza, e poi gli indicatori di driving force, cioè i fattori che determinano le pressioni sull'ambiente. Questa è la lista degli indicatori dell'agenzia. In generale quindi l'agenzia attraverso questi strumenti contribuisce soprattutto ad analizzare la componente ambientale dello sviluppo sostenibile e anche se abbiamo detto che eh, in teoria gli indicatori possono supportare ogni fase del policy making, di fatto vengono usati soprattutto nel monitoraggio delle misure politiche e per valutare l'efficacia delle misure in termini di risultati, eh, risultati rilevanti per l'ambiente. Questi, questa funzione dell'agenzia eh, dell li rende sempre più richiesti a supporto delle politiche esistenti e di quelle in via di definizione, quindi già eh, i nostri indicatori sono usati eh, dal, nel monitoraggio del, degli SDGs dell'Unione Europea, sono usati nel monitoraggio del programma nazionale ambientale, quindi è ora in discussione come verranno usati per l'ottavo programma nazionale ambientale e ovviamente verranno usati sempre di più nel monitorare le diverse politiche, e strategie e iniziative relative al Green Deal. E recentemente, quindi passando a più recenti sviluppi, diciamo che da un paio d'anni l'agenzia ha... Ha cercato di allinearsi a questo cambio di prospettiva nella politica ambientale, che, come detto dai colleghi in precedenza, la politica europea ha assunto un punto di vista più olistico e ha dato un'enorme importanza alle, alla componente ambientale. Quindi abbiamo, diciamo, ristrutturato i nostri indicatori e siamo arrivati ora ad ave, a concepirli come dei. Dei brevi pacchetti informativi che combinano una dimensione nazionale con, una, con quella europea e che sono in grado di dare dei, mes dei messaggi strategici chiave. In questa nuova struttura quindi abbiamo dato priorità alla quantità, alla qualità sulla quantità, siamo passati ad avere centinaia di indicatori ad averne 72. Abbiamo eh, migliorato il focus sulla comunicazione, sono più standardizzati, più facilmente accessibili comunicabili, abbiamo molto semplificato il processo di produzione eh, interno e proprio ieri abbiamo adottato un nuovo sistema di gestione degli indicatori dal punto di vista tecnico informatico. E il punto fondamentale è che un indicatore eh, mostra entrambe le dimensioni, il punto di vista nazionale ed europeo. Questo è molto importante per noi perché abbiamo appena iniziato a gennaio di quest'anno a implementare la nuova strategia di, eh, delle agenzie europee di IONET che copre il periodo fino al 2030 e in questa strategia il focus è esattamente nel rinforzare la dimensione nazionale e l'interazione tra i paesi e l'agenzia europea. Quindi la strategia mira a, un, una, a creare una base conoscitiva integrata a supporto delle politiche europee, a creare una conoscenza che sia fruibile e, e, e affidabile, che possa aiutare e, a, a lavorare sulle priorità climatiche e ambientali in linea con le politiche europee prima delineate. La strategia prevede cinque obiettivi strategici. Il primo è appunto di migliorare il supporto al policy making e supportare anche la transizione verso la sostenibilità. Il secondo è di eh, fornire un input tempestivo relativamente alle sfide della sostenibilità. Il terzo è, come ho anticipato, di rinforzare il network con i Paesi membri e il partenariato in generale. Il quarto è utilizzare maggiormente la potenzialità dei dati, delle tecnologie e dei processi di digitalizzazione. E infine, ovviamente, trovare le risorse per tutte queste ambizioni da realizzare. Per fare ciò abbiamo identificato nuove aree di lavoro, quindi biodiversità ed ecosistemi cambiamento climatico, salute, ambiente, economia circolare, uso delle risorse e, e tendenze, prospettive e risposte riguardo alla sostenibilità. In tutto questo quindi sia la rete IONET che l'EA mh, avranno un ruolo, continueranno ad avere un ruolo nel supporto alle politiche europee. E eh, soprattutto il nostro focus è nel, di dare la priorità a studiare le, le interconnessioni all'interno delle aree e tra un'area e l'altra. Gli indicatori rimarranno quindi fondamentali, rimarranno una componente fondamentale del percorso verso la conoscenza ambientale, da un lato mantenendo i meccanismi già in essere che portano, come abbiamo visto dai, dai dati, al monitoraggio delle politiche e dall'altro lato eh, permettendo lo sviluppo di nuove metodologie statistiche per monitorare eh, le strategie politiche attuali e future. Ci aspettiamo che l'informazione fornita dai nostri indicatori migliorerà in termini di accuratezza e di tempestività grazie a un uso sempre più estensivo dei dati basati su Copernicus. E ci auguriamo che tutto questo eh, ci aiuti a raggiungere il nostro obiettivo principale, che è quello di misurare e valutare veramente il nostro progresso verso la sostenibilità, che non può, eh, diciamo, è attualmente sì basato sugli indicatori, ma richiede anche un meccanismi più complessi. Questo è un, un esempio di risultato dell'ultimo rapporto sullo stato dell'ambiente 2020, che mostra nella prima riga alcuni miglioramenti in verde nei tre principali settori del capitale naturale, dell'economia circolare, di salute e well-being. Quindi qualche successo c'è stato nella transizione verso un'Europa più sostenibile, ma quando si va a vedere le previsioni al 2030 le poche aree verdi spariscono e il quadro diventa molto scoraggiante, cioè l'Europa non sarà in grado di, di attuare. Le politiche, gli obiettivi, cioè di, di conseguire gli obiettivi che si è posta, a meno che non ci sia un, un vero cambio di rotta che la politica europea sta mostrando di aver identificato. Ma occorre, diciamo, oltre a eh, monitorare le politiche attraverso gli indicatori, occorre anche analizzare poi eh, i trade-offs. Per esempio, questo fa parte sempre dell'SOIR del 2020, un'analisi del, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, a volte perseguire alcuni obiettivi ci allontana dal perseguimento di altri, occorre fare scelte, occorre avere un sistema eh, statistico e scientifico in grado di mette, che ci metta in grado di fare queste scelte. Quindi, alla luce di questi problemi andando a vedere il futuro sviluppo degli indicatori dell'agenzia dal nostro punto di vista il Green Deal ha perfettamente delineato le sfide, ha delineato il percorso verso eh, la sostenibilità, l'ha messa al centro del, del, del policy making europeo però dobbiamo ancora eh, trasformare queste ambizioni in eh, azioni politiche e c'è necessario un sistema di conoscenza diverso il mese scorso. L'agenzia ha pubblicato il rapporto Knowledge for Action che riflette appunto, appunto questo tentativo di rafforzare lo sviluppo della conoscenza e l'uso della conoscenza esistente. Come ha detto prima Arturo, dall'Eurostat a volte le informazioni ci sono, ma non vengono usate o non sono conosciute a sufficienza. E il ruolo dell'agenzia europea, eh, come organizzazione, un po' di confine tra il mondo della ricerca e il mondo politico, è quello di cercare di promuovere il superamento del. Gap tra la scienza, la politica e la società e contribuire tutti insieme a creare questo sistema di conoscenza. Ovviamente il primo obiettivo è di, di colmare le lacune che abbiamo su dati e indicatori, eh, soprattutto in tema ambientale. Quindi nei prossimi dieci anni eh, gli indicatori continueranno a essere importanti, la prospettiva nazionale continuerà a essere importante. Come è stato già eh, anticipato dalle precedenti relazioni, si useranno sempre di più nuovi sistemi anche di nuove fonti di dati, come può essere per esempio Copernicus, o come la Citizen Science, abbiamo già diversi esempi in uso di, ehm, di informazioni ambientali che fanno uso anche di dati. Eh, presi dai cittadini che ovviamente richiederebbero una, un ulteriore, eh, richiederebbero un meccanismo di qualità, un modo di, di renderli più attendibili. Quindi per tutti questi motivi è sempre più necessaria la collaborazione tra gli statistici, i ricercatori in generale, i policy maker e la società civile. Tutto questo a livello sia nazionale che europeo. Grazie per l'attenzione. Grazie, eh, grazie molte alla collega, della, della, alla dottoressa Pignatelli dell'Agenzia dell europea per l'ambiente che, eh, come dire, eh, è, è proprio perché è un'agenzia che, che, che sta come lei stessa ha detto, un po' ai limiti eh, diciamo de, anche della statistica ufficiale, direi, in, nel senso che comunque usa, uh, usa ed espande de le frontiere della uh, della statistica. Insomma, mi sembra, come dire, una prospettiva particolarmente interessante. Io personalmente non conoscevo molto uh, questa prospettiva e credo che per molti dei partecipanti alla, alla conferenza sarà molto utile aver avuto anche questo, uh, insomma, questo ulteriore sguardo insomma, che va oltre la statistica ufficiale che peraltro credo eh, insomma, è, è un pezzo importante proprio dal punto di vista della qualità, il, il ruolo che la statistica ufficiale può giocare nell'aiutare anche diciamo iniziative come quelle di cui ci avete parlato in di cui lei ci ha parlato in questo momento per, eh, appunto, per aumentare la qualità mettendo insieme eh, capacità diverse che però debbono riuscire veramente ad integrarsi a questo punto però um, dobbiamo uh, andare avanti il quadro come dire si sta sempre più Rendendo complesso, ma credo che sia bene che sia così, e, e passiamo a un, a, a un aspetto, eh, diciamo, abbastanza diverso, ma credo che sia eh, molto interessante per tutti noi eh, includerlo: che è quello di utilizzare. Eh, i dati, le informazioni relative all'ambiente in una prospettiva, se vogliamo, di ricerca e di approfondimento eh, di aspetti specifici del, di come l'ambiente tocca eh, poi i cittadini. e Abbiamo il professor Ippoliti, eh, de, intanto naturalmente saluto ancora la, la dottoressa. Mh, eh, Pignatelli, eh, scusate, eh, invece il professor Ippol Ippoliti penso che adesso uh, si entrerà nel nostro schermo, eh, eh, appunto dell'Università di Chieti che ci presenta una relazione su statistica, mo eh, modelli statistici per eh, per per, per, per studi ambientali e in particolare sono, in questo caso specifico, in questa applicazione specifica, ci sono, eh, diciamo, c'è un'applicazione che riguarda gli effetti negativi eh, sulla salute di, eh, appunto, di alcune, eh, di alcune sostanze in generale, di alcuni fenomeni eh, ambientali. Eh, prego, professore Ippoliti. Sì, eh, grazie per l'introduzione. Chiedo semplicemente se riuscite a vedere la condivisione. La vediamo, persone. non la vediamo ancora tutto schermo, ma speriamo okay. di arrivarci rapidamente. Certo. Sì, ci siamo. Ecco, eh, allora intanto ehm, colgo l'occasione per eh, ringraziare per l'introduzione e allo stesso tempo eh, quindi per eh, ringraziare l'Istituto Nazionale di Statistica e la collega Angela Ferruzza per questa eh, opportunità. In cui, eh, quindi per questo incontro, in cui vorrei eh, appunto fare alcune semplici considerazioni su possibili modelli statistici che noi potremmo eh, utilizzare in questo contesto per poter studiare quelle che mh, sono le relazioni tra eh, inquinanti e eh, effetti di questi ultimi sulla, sulla salute, forse a conclusione di questa. Mh, Sessione, potrei eh, certamente dire che rispetto a quanto è stato detto dai eh, mh, colleghi precedenti, eh, prima si parlava di responsabilità, no? quindi degli statistici eh, per la produzione di dati eh, di alta qualità. Eh, qui eh, direi che a fronte di questa responsabilità adesso di produzione di dati ufficiali o non ufficiali come abbiamo visto prima, c'è anche una responsabilità appunto come si diceva eh, con l'ultimo intervento eh, da parte dell'Accademia e quindi da parte dei ricercatori di proporre degli strumenti e delle metodologie eh, che eh, possono essere quindi utili proprio per studiare, interpretare eh, appunto eh, i dati che vengono messi eh, a disposizione. Ora eh, la eh, letteratura in questo contesto è certamente eh, ampia e questa letteratura eh, sostanzialmente quindi ci fa notare che, come sappiamo tutti, che gli effetti quindi dell'inquinamento, in particolare in questo contesto, mi concentrerò soprattutto eh, sull'inquinamento atmosferico eh, risulta essere eh, estremamente quindi negativo per, per la salute. Come vediamo qui eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce eh, l'inquinamento atmosferico come eh, il principale rischio per la salute, ma non è soltanto un rischio per la salute, ma questo eh, agisce come un eh, moltiplicatore, d'accordo, quindi di eh, minacce eh, a, a livello eh, generale, perché ci sono ricadute anche a livello socio-economico. Eh, socio eh, tutto ciò ha destato evidentemente, come abbiamo visto eh, nelle relazioni precedenti, eh, grosso interesse quindi attenzione da parte della comunità, non solo appunto scientifica, ma di tutte le organizzazioni dei policy makers per cui abbiamo assistito in questi anni. Eh, ormai ad una intensa attività di monitoraggio, abbiamo visto, quindi di raccolta di dati, di, produttore, di produzione di, eh, di, di, di indicatori, quindi produzione intensa di eh, reportistica e eh, eh, così come anche eh, appunto eh, fino a poco tempo fa abbiamo visto ci sono degli incontri istituzionali eh, appunto eh, la COP26 quindi di, di Glasgow dove attraverso questi incontri anche se con difficoltà ovviamente quindi sembra esserci interesse, un interesse di fondo no, per cercare quindi di convergere ad una situazione eh, ad, emissione, ad emissione zero ehm, questo eh, in pratica eh, ha fatto sì che nel corso degli anni ormai sono abbastanza quindi, appurato che c'è stata una riduzione drastica quindi dell'inquinamento eh, atmosferico. E allora eh, forse la domanda che adesso noi possiamo porci, eh, che in realtà quindi le istituzioni sostanzialmente quindi, si pongono, e che eh, ci chiediamo se, da, dato che questo livello atmosferico comunque di inquinamento eh, si è eh, ridotto, quindi è arrivato diciamo così, a livelli eh, abbastanza quindi, controllabili, ci chiediamo se l'esposizione eh, d'accordo, quindi di lungo termine eh, a cui è sottoposta la, la, la popolazione, effettivamente, quindi, ancora rappresenta una situazione di, eh, di rischio. E, a, questa, a questa domanda ovviamente non possiamo dare una risposta attraverso delle semplici analisi descrittive dei dati che ci vengono, eh, che, che risultano essere disponibili, ma è necessario quindi intervenire con la produzione di una serie quindi, di strumenti e quindi di modelli. D'accordo, quindi modelli statistici o epidemiologici che ci aiutano non solo quindi a, a, a comprendere quelle che sono le dinamiche, quindi le relazioni tra eh, inquinanti e, e, e salute, eh, ma allo stesso tempo quindi bisogna capire anche se queste Ehm, eh, relazioni eh, sono statisticamente, noi diciamo se sono statisticamente eh, significative. Quindi, se questi impatti che abbiamo sulla salute sono appunto eh, eh, significativi. Eh, in letteratura troviamo eh, tantissimi eh, modelli, eh, l'uso dell'uno o dell'altro. Dipende molto eh, dalla disponibilità e quindi dalle caratteristiche del dato che risulta essere disponibile per il, il ricercatore se i dati eh, sono a un livello individuale, eh, possiamo favorire degli studi di corte, eh, altrimenti eh, dobbiamo necessariamente, quindi in questo caso notiamo una, una letteratura molto vasta, soprattutto per studi eh, che eh, fanno uso di dati, eh, di dati eh, eh, aggregati. Tra l'altro questi sono anche gli studi che forse interessano di più, d'accordo quindi ai nostri, eh, ai nostri governi. Quindi in questo caso i modelli che vengono presentati in letteratura sono modelli che mirano ad evidenziare quelle eh, che sono le relazioni tra eh, salute e e ambiente, d'accordo? Quindi allo stesso tempo quindi inquinamento e vedere come queste relazioni magari eh, si muovono nel tempo e allo stesso tempo quindi nello spazio, quindi vedere se ci sono dei pattern eh, particolari oggetto eh, oggetto di interesse. Ora, mh, proprio perché eh, la letteratura è molto ampia, io mh, in questo eh, in questa sede eh, vorrei fare alcune riflessioni soprattutto per una particolare modellistica che viene eh, utilizzata nell'ambito delle statistiche eh, spaziali. Quindi immaginiamo in questo caso eh, una situazione molto molto semplice per proporre quindi eh, l'esempio e per poterlo seguire con semplicità, immaginiamo di trovarci in una situazione in cui c'è un outcome, eh, quindi una variabile eh, di, di, di interesse che potrebbe essere riferita ad esempio a situazioni di mortalità o di ricoveri per una determinata eh, malattia. E questa variabile viene osservata rispetto a determinate mh, aree, rispetto a determinate quindi, eh, regioni e eh, in concomitanza eh, con questa variabile noi osserviamo anche eh, un, un inquinante, in questo caso io porto avanti l'esempio del, eh, del PM10. L'obiettivo è cercare di capire se a variazioni, d'accordo, quindi di questo inquinante eh, susseguono anche seguono anche delle variazioni nella serie delle mortalità o quindi dei ricoveri, e eh, cercare di capire se eh, queste relazioni sono appunto eh, significative. Eh, lavoreremo eh, su dati eh, aggregati, per cui i dati rappresenteranno dei conteggi sostanzialmente, almeno per l'outcome eh, su determinate aree di interesse, per cui il modello di riferimento è noto in letteratura come un modello di regressione ecologica viene sviluppata per chi appunto lavora in ambito statistico nel framework dei modelli lineari eh, generalizzati. Prima di entrare però nella eh, notazione, diciamo così, quindi del modello, credo sia opportuno eh, fare alcune considerazioni su quelli che sono gli ingredienti del modello stesso. Quindi da una parte abbiamo la variabile di interesse, quindi che è l'outcome. Questo da un punto di vista della eh, notazione mh, useremo la Y per identificare, d'accordo, questa variabile. Eh, essendo un dato aggregato con Y, noi indicheremo quindi il conteggio rilevato in una determinata area di interesse. Questa area la indichiamo con A con I, d'accordo, e è, è riferibile a questo conteggio, ovviamente, quindi al numero, ad esempio, dei ricoveri o al numero delle mortalità. Eh, rispetto ad esempio ad una, mh, eh, ad una malattia che potrebbe essere una malattia cardiovascolare oppure cardiorespiratoria. Eh, eh, in realtà, eh, in questa eh, in quest analisi noi eh, non solo guardiamo al conteggio in assoluto, ma in realtà eh, diciamo, ci concentriamo su questa caratteristica, su questo dato teta con i, che è dato dal rapporto tra il conteggio e questa quantità che noi indichiamo con e a con i, il quale, la, la, con la quale stiamo ad indicare sostanzialmente il valore atteso, il numero atteso di, di casi che noi riusciamo a trovare All'interno quindi di quell'area oggetto, eh, oggetto di studio. Quel valore atteso eh, ovviamente dipende dalla esposizione della popolazione, d'accordo, quindi al rischio per quella malattia e di questa popolazione noi ne teniamo conto anche rispetto alla composizione, rispetto all'età, rispetto al sesso e rispetto quindi all'etnia. Eh, Questo rapporto eh, indicato con tetagonia che noi indichiamo, eh, noi andiamo a definire come eh, rapporto di mortalità, quindi standardizzato, indichiamo quindi con SMR, eh, è un rapporto che ovviamente come tale può assumere un valore superiore, uguale o inferiore all'unità. Eh, all per cui nel caso in cui il valore ad esempio mh, dovesse essere pari a 1.3, in questo caso, questo significa che in quella zona noi ci aspettiamo una crescita, quindi di rischio di mortalità. Ehm, o di eh, ricovero rispetto a quella malattia rispetto effettivamente quindi al valore atteso quindi questo è un modo di interpretare questo, eh, questo dato a titolo di esempio quindi lavorando su alcuni dati disponibili vi propongo in questa slide eh, due eh, rappresentazioni eh, che riguardano appunto i pattern eh, di questo SMR d'accordo di questo rischio il eh, rischio di eh, ospedalizzazione di di ricoveri in questo caso a sinistra per malattie cardiovascolari e a destra invece per eh, malattie ri, rientranti in quelle respiratorie. Ehm le, eh, le il territorio di interesse in questo caso è legato eh, quindi alle regioni quindi di Lombardia e Piemonte, le quali vengono suddivise in sottoaree, in particolare quindi in 28 eh, distretti che Rappresentano quindi le ASL di queste due regioni. Allora vedete che soprattutto a quello di sinistra i pattern spaziali risultano essere abbastanza chiari. Proprio perché, se guardate rispetto alla barra di colore, si vede chiaramente che eh, la regione, diciamo così, quindi la parte eh, a sud-est della Lombardia, ehm, presenta valori nettamente quindi superiori all'unità e risultano essere quindi zone certamente quindi più eh, a rischio. Allora, ciò che vorremmo fare noi adesso è cercare di spiegare questi pattern, e questa variabilità spaziale del, del, del fenomeno, d'accordo, in termini di un'altra variabile che eh, sostanzialmente in questo caso misura le concentrazioni quindi di inquinamento atmosferico e in questo esempio io porto avanti il caso della misurazione eh, quindi di m, polvere sottili come ad esempio il PM10. Eh, da un punto di vista della notazione eh, io userò eh, la variabile X per identificare quindi in generale eh, questo eh, inquinante, la cosa che mi preme far notare anche rispetto a quanto si diceva prima è che questo inquinante eh, può essere certamente viene misurato ma esistono diversi strumenti di misurazione quindi di raccolta di questo, di questo dato qui vi propongo praticamente quindi un, un paio di esempi a destra oltre a rappresentare eh, le, le aree quindi i distretti e quindi le ASRE delle due regioni Piemonte e Lombardia vi propongo anche attraverso quei puntini in rosso che vedete o che dovreste vedere, eh, si nota la rete di monitoraggio eh, proprio delle centraline, delle 96 centraline che caratterizzano proprio le due, eh, le due regioni. Eh, la cosa mh, cui, su cui vale la pena riflettere è che queste centraline eh, sono. Dense, da un punto di vista quindi della loro localizzazione geografica in alcune aree, mentre sono sparse da un punto di vista diciamo così sempre della loro localizzazione in, in altre. Per cui un problema della raccolta del dato, quindi facendo riferimento alla qualità di cui ci parlava prima, è che eh, c'è un problema di copertura spaziale del, del, del territorio. Eh, ma a fronte di questo problema devo dire che queste, questi sistemi di misurazione sono abbastanza eh, diciamo affidabili rispetto proprio alla qualità del, 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 eh, del dato. Non così invece succede eh, per una rilevazione che noi possiamo vedere a sinistra, quello dell'effetto, l'uso di un eh, modello di, di, di dispersione risultati analoghi praticamente possiamo ottenere si parlava prima quindi di Copernicus e quindi ehm, le rilevazioni di queste variabili inquinanti in generale possono avvenire e rientrare nell'ambito degli strumenti che caratterizzano quindi i big data la cosa eh, eh, importante da tenere presente è che vediamo che in un sistema di rilevazione di questo tipo eh, la copertura spaziale è, è, è ottima d'accordo eh, dall'altro da un punto di vista statistico c'è da dire che il dato invece si presenta la misurazione del dato in questo caso si presenta eh, abbastanza affetto da eh, errore eh, errore di misura allora detto detto questo che quindi esistono per la rilevazione delle a mia X e quindi dei miei, miei pollutanti, dei miei inquinanti, diverse fonti, eh, quindi diversi strumenti di rilevazione. Nell'andare a costruire il mio modello di regressione in cui, eh, vorrei, che, che vorrei usare per poter cercare di capire qual è l'impatto dell'inquinamento eh, sulla, sulla, sulla salute. Eh, devo eh, prestare attenzione anche ad un grafico di questo tipo, proprio perché io sono certamente interessato a capire come l'inquinamento eh, atmosferico impatta sulla mortalità o comunque quindi sui ricoveri, ma devo tener conto che questa relazione non posso eh, studiarla, diciamo così, to cur, eh, poiché eh, in realtà esistono altre variabili che tendono a confondere questo processo di, eh, questo processo di studio. Queste variabili prendono il nome di Fondenti. Alcuni di questi sono misurabili e per cui eh, nel modello le indicheremo con la lettera Z. E, e esempi di variabili confondenti misurabili sono quelle variabili eh, ad esempio quindi legate al clima quindi alla meteorologia per cui temperatura, umidità sono variabili che impattano sia ad esempio sulla mortalità e sia sull'inquinamento poi ci sono altri indicatori ad esempio quindi socio che rilevano la condizione socio d'accordo eh, della collettività nelle zone in cui, eh, in cui le variabili vengono, vengono misurate eh, ma a fronte eh, di questi confounder quindi di, questi, eh, di queste variabili, di, di questi confondenti, esistono anche dei confondenti non direttamente misurabili. Se noi pensiamo ad esempio all'effetto dell'influenza, difficile da, da, eh, da misurare oppure operazioni di efficientamento del sistema sanitario, comunque ehm, sono, eh, sono eh, questi eh, variabili, appunto non direttamente misurabili, ma che hanno un impatto eh, sulla nostra Y, quindi sulla mortalità o su, sui ricoveri, per cui noi dobbiamo tener conto di, questo, ehm, di, di questi elementi. Arriviamo quindi, una volta fatte queste considerazioni sugli ingredienti, d'accordo del mio modello di regressione che io vi propongo in questa slide. Questo è un modello che in letteratura prende il nome di modello linea, log lineare di Poisson, eh, utile soprattutto quando abbiamo dei conteggi. Il modello di regressione... Proprio per semplificare il tutto, eh, si concretizza in questa equazione in cui il rischio, d'accordo, il livello di rischio di cui si parlava prima teta con i, espresso in una forma logaritmica, viene messo in funzione della mia X, che è quindi l'inquinante, e poi ci sono eh, i confondenti misurabili. E poi vediamo che c'è quest'ultima componente di cui dirò solo esclusivamente quindi due parole per dire che semplicemente quella quantità è un random effect, noi lo chiamiamo così in statistica. E che viene introdotta nel modello semplicemente per eh, cogliere tutta quella variabilità del, del rischio, d'accordo? Quindi di malattia, quindi di, di, di ricovero o di mortalità, che non può essere colto da quelle variabili eh, misurabili. Eh, se io non dovessi eh, introdurre questa quantità delta i in questo modello ehm, eh, andrei a, a commettere degli errori quindi interpretativi di questo coefficiente eh, beta x che rappresenta eh, evidentemente quindi mi dà evidentemente una misura dell'impatto dell'inquinante proprio sul, sul, sul nostro SNR. Eh, L'interpretazione di questo coefficiente avviene semplicemente come vediamo qui in basso applicando questa piccola operazione semplice operazione quindi matematiche, per cui gli diamo un livello di rischio, ehm, di rischio relativo. Per cui eh, tanto per essere chiari, se il valore di questo risultato dovesse essere 1,05, questo significa che io mi aspetto per un incremento di un eh, microgrammo per metro cubo del. Del PM10 un incremento del 5%, eh, quindi del, del, in termini di rischio, eh, d'accordo, rispetto quindi alla mortalità o rispetto quindi al ricovero per eh, quella malattia che io sto prendendo in, eh, in considerazione. Um, non entro più nel dettaglio. No, si sì, questo... dovrebbe andare verso le conclusioni. Vado, per favore. vado direttamente, quindi alle conclusioni, semplicemente dicendo che eh, l'applicazione di questo modello comunque presenta delle difficoltà dovute al fatto che le varie fonti eh, di, di dati non risultano essere quindi allineate, per cui alcuni fanno riferimento a delle regioni, altri fanno riferimento quindi a delle aree, altri sono dati puntuali. Per cui è importante quindi lavorare su, questo, su questi dati per poter realizzare il, il modello. Vado alle conclusioni semplicemente eh, dicendo che eh, questo modello può essere ovviamente quindi complicato eh, sfruttando più informazioni sia dal punto di vista dell'outcome sia dal punto di vista eh, degli, degli inquinanti. Si può aggiungere il fattore eh, tempo e addirittura quindi poi arrivare a interagire, a far interagire queste informazioni nello spazio-tempo, ma ovviamente dal punto di vista metodologico il tutto eh, si. Eh, eh, si complica. Grazie per, eh, per l'attenzione. Eh, grazie, grazie molte. Mi scuso, ho, ho, un, po', ho un po' tagliato uh, verso la fine, ma insomma credo che l'interesse del, del modello, al di là del. De... Come dire poi de delle misure d'impatto che, che naturalmente eh, insomma, si possono eh, vedere anche poi nella sua presentazione e soprattutto come dire, in, in un metodo di analisi: un metodo di analisi che alla, insomma, a molti dei nostri. Di, di chi segue la conferenza credo siano abbastanza familiari visto che siamo una conferenza di statistica quindi eh, c'è eh, una certa abitudine a questo genere di, eh, di analisi ma che ci dice appunto come poi bisogna portare il, eh, i risultati i risultati delle misure dentro insomma a, a un framework che, che, che ci faccia capire che ci faccia capire la realtà e poi ulteriormente magari ci faccia capire come le, le policy, le misure riescono a, a muovere questa realtà. Da, da questo punto di vista volevo eh, solo così chiedere ancora al professor eh, Ippoliti se pensa che eh, come dire, da, come dire proprio le fonti di dati eh, oggi eh, per voi che fate questo tipo di ricerca sono piuttosto nella statistica ufficiale oppure sempre più vi rivolgete a fonti di dati che vengono invece da altri, eh, da altri ambiti? No, noi cerchiamo di sfruttare al massimo la disponibilità dei dati, soprattutto quindi in un'ottica di open data, noi dovremmo praticamente quindi andare in questa direzione. Devo dire che eh, la difficoltà di reperire comunque i dati eh, da una parte c'è, non tanto da un punto di vista... Eh, del, del, degli inquinanti perché effettivamente quindi c'è grande disponibilità da questo punto d'accordo da questo lato sia per le agenzie eh, locali ma anche quelle nazionali anche appunto ehm, l'agenzia eh, europea per l'ambiente eh, rende disponibili i propri, i propri dati da questo punto di vista c'è maggiore difficoltà invece per il reperimento dei dati dal punto di vista quindi sanitario. Io, in questo in questa piccola applicazione, d'accordo con i grafici che io ho proposto, erano grafici che venivano fuori dall'analisi di dati del 2011. Io non poco tempo fa ho cercato di entrare, ho contattato più volte l'Istituto Superiore di Sanità, che loro sono stati ovviamente anche gentili a produrre e a mettermi a disposizione dei database. Eh, van bene per fare un'analisi, ad esempio, di tipo spaziale, però, se uno volesse entrare effettivamente quindi nel dettaglio e cogliere sia le dinamiche temporali sia le dinamiche spaziali, e quindi quelle spazio temporali, c'è grande difficoltà ad accedere ad un dato che ha una sua informazione importante sia nella mh, diciamo eh, georeferenziazione sia praticamente quindi nel tempo. Quindi i dati sono, vengono dati in maniera aggregata ed è difficile sostanzialmente poi entrare nel, nel, nel dettaglio. La difficoltà essenziale, oltre a questo, quindi all'accesso del dato, è anche, dal punto di vista metodologico, quello di pervenire ad un'integrazione, d'accordo, quindi di queste fonti di dati, perché hanno delle risoluzioni spaziali e temporali diverse e questo effettivamente quindi è una sfida per il, eh, per il ricercatore. Però eh, se noi riuscissimo ad avere a disposizione questi dati, noi potremmo essere di grande aiuto. Per tutta la comunità, d'accordo? Perché potremmo mettere a disposizione delle piattaforme anche di early warning, eh, da un punto di vista eh, dell'inquinamento, eh, del, del, dell da un punto di vista dell'analisi, eh, quindi ambientale della, della salute, a disposizione dei cittadini, dei comuni e di tutte le agenzie che, ovviamente, quindi eh, ne potrebbero fare richiesta. Va bene, eh, la ringrazio molto. Uh credo che molte di queste considerazioni come dire siano suonate a tutti noi statistici e che ci occupiamo di informazione dell'ambiente insomma è interessante capire come queste informazioni possono essere utilizzate è interessante capire che la tempestività è un come dire, è sempre un problema per tutti e, e, e temo, penso e temo che, che sarà sempre più un problema per le statistiche ambientali, molte di tutte le cose che abbiamo visto, de, del tipo di statistiche che, che, mh, che sono sotto Action Plan eh, europeo, credo anche molti degli indicatori eh, che ci faceva vedere la nostra collega del, eh, dell'Agenzia per l'Ambiente europeo, spesso... Eh, peccano, come dire, soffrono di, eh, di poca tempestività e penso che sempre più i cittadini e eh, i policy maker di fronte in particolare a, a, certi, eh, diciamo, a certe emergenze climatiche vorranno sempre più delle, eh, giustamente delle, delle informazioni tempestive perché eh, insomma, in questo campo spesso noi siamo abituati magari a ragionare su informazioni che, che, che ci sembrano aggiornate se riguardano due anni fa ma insomma mh, presto come dire tutti ci chiederanno invece cosa sta succedendo oggi, cosa sta succedendo nell'ultimo trimestre. Da questo punto di vista credo che sempre più le statistiche ambientali andranno nella direzione di ciò che è già successo nelle statistiche economiche in cui tipicamente si parla in continuazione di now casting, di capire che cosa, che cosa è appena successo, qual è la fase attuale eh, e magari per poi arrivare immediatamente a qual è la fase Prossima. Quindi direi che oggi abbiamo parlato di temi che insomma, penso che debbano riguardare tutti gli statistici e tutti i cittadini insieme, che insomma io non ho dubbio che siano veramente al in cima alle priorità del direi della cittadinanza europea e noi statistici che lavoriamo in questo ambito non possiamo come dire che sentire la, la resp una responsabilità molto, molto molto pesante su cui eh, dobbiamo lavorare eh, ringrazio assolutamente tutti i partecipanti a questa sessione che spero abbiano come dire mh, Siano stati felici di partecipare a, a qualcosa, appunto, che, chiara, che rende un po' chiaro a tutti, a tutti, eh, a tutti i partecipanti alla, alla mh, conferenza, come eh, questo sia un ambito in cui c'è veramente tanto da lavorare, ma perché c'è tanto da offrire eh, agli utenti, eh, ai policy maker e veramente ai nostri concittadini. Quindi ringrazio tutti e concludo questa sessione. Arrivederci.